giorni e come noi siamo cambiati da 3 giorni. Quindi dobbiamo renderci conto di questo. Noi dobbiamo tenere presente che neanche gli psicologi, gli psicanalisti di fatto definiscono l'amore in modo coerente. Perché ognuno descrive l'amore a modo suo, fondamentalmente. L'amore spesso lo descriviamo come una proiezione dei nostri desideri. Io credo che l'amore di fatto, quello che noi crediamo amore, ma che non è amore, è semplicemente il fatto che noi proiettiamo i nostri bisogni, le nostre esigenze, quello che noi speriamo nella nostra vita, lo proiettiamo su un'altra persona. E speriamo quindi che quell'altra persona contemporaneamente ci ricambi, e invece non ci ricambierà. Non ci ricambierà nel modo in cui noi vogliamo. Quindi, che cos'è per te l'amore? Chiediti che cos'è per te l'amore. Questo è un punto fondamentale, perché non devi pensare a un qualcosa di diverso. E l'amore è soggettivo. L'amore può essere tutto o non può essere niente. È qualcosa di totalmente mutevole, come tutto è qualcosa di totalmente soggettivo, per cui tu ti devi chiedere che cos'è per te l'amore? Che cos'è per te? Perché l'unica risposta valida per sapere cos'è l'amore, non devi chiederla, perché se tu leggi Jung ti dice una cosa, se leggi Freud ti dice un'altra cosa, se leggi Fromm ti dice un'altra cosa, se ascolti me ti dico un'altra cosa. Ovviamente la mia cosa è molto più giusta di quella che dice Freud, Jung o Fromm. No, scherzo. Per me è più giusta la mia versione, ma è la mia versione dell'amore. E quindi noi spesso abbiamo il mito dell'amore. Talvolta il mito dell'amore, sapete chi ve l'ha creato? Voi vecchie, voi che siete vecchie, sapete chi vi ha creato il mito dell'amore? Ve l'ha creato Walt Disney. Ve l'ha creato Walt Disney, perché le favole, quando eravate bambine, no, che vedevate il principe azzurro e poi le favole dicevano e vissero per sempre felici e contenti. Ve le ricordate queste parole delle favole? E vissero per sempre felici e contenti. E vissero per sempre felici e contenti. Quando tu eri già un riferimento, Freud mangiava il plasma, esatto. E vissero per sempre felici e contenti. Invece, probabilmente, sicuramente non vissero per sempre e sicuramente non vissero neanche felici e contenti. Quindi, ognuno dà le sue definizioni d'amore. Per Freud l'amore è un transfert. L'amore per Freud è un transfert, per Jung è qualcosa di più spirituale. Per Freud l'amore, adesso io non so la parola tedesca, ma per Jung è essenzialmente per Freud è essenzialmente un transfert. Cos'è l'amore per Freud? Trasferimento di emozioni precedentemente vissute su un'altra persona. Questo è l'amore per Freud. Per Jung l'amore è un po' più complesso, ma comunque è sempre una definizione. Quindi, salutiamo la nostra Green Apple. Se tu vuoi sapere cos'è l'amore, chiedilo a te stessa. Se tu vuoi sapere perché sei deluso in amore, te lo dico io. Perché hai avuto dei riferimenti farlocchi, hai avuto il riferimento di Walt Disney e vissero per sempre felici e contenti, oppure hai avuto le pressioni, no, di altre persone. Ci sono persone che credono che l'amore sia dare tutto, altre persone che pensano che l'amore sia prendere tutto. Hanno entrambi ragioni. Quindi, se tu vuoi essere felice in amore, io ti esorto a fare questo. Fottitene dell'orgoglio, fottitene dell'orgoglio, ne ha rovinati più lui che il petrolio. Ci voleva questa, la canzone. Corri e fottitene dell'orgoglio, fottitene dell'orgoglio, ne ha rovinati più lui che il petrolio. Però devi chiedere a te che cos'è l'amore. Devi chiedertelo. E quella sarà il tuo punto di riferimento, ma non basarti su definizioni che ti dà qualcun altro. Io posso darti la mia definizione d'amore, ma non sarà sicuramente la tua. Quindi, ovviamente, se tu non hai una definizione d'amore, inizi a vivere delle relazioni tossiche. Quando è che una relazione è tossica?